convegno sulla sagra della Guastella a Mussomeli Palazzo, Sgaleri, 7 dicembre 2023. La sagra della Guastella, trapassato e presente. Ok, amici del fatto Nisseno, del fatto del Vallone, buon pomeriggio a tutti in questa giornata del 7 dicembre 2023. Dicevo buon pomeriggio in quanto, ecco, ora inizierà intorno alle 16:30 il convegno sulla sagra della Guastella. Ecco, in anteprima vediamo di parlare con la presidentessa della Proloco, Zina Falzone. Cosa c'è quest'oggi pomeriggio? Un saluto, lo diamo intanto a tutti i mussomelesi ovunque sparsi nel mondo. Zina, a te la parola. Buonasera a tutti, tutti quelli che ci stanno guardando, grazie sempre all'opportunità del Fatto Nisseno, il Fatto del Vallone, con la presenza appunto del nostro carissimo signor Carmelo Barba. Oggi inizia proprio la settima edizione della Sagra della Guasteggia. Ci troviamo qui a Palazzo Sgadari per iniziare con il convegno e il workshop dimostrativo. Quindi, come avete avuto modo di vedere, siamo pronti per parlare della Guasteggia, proprio l'identità tra presente e futuro e la dimostrazione di come effettivamente questo prodotto viene fatto. Quindi con i prodotti tutti primari viene la degustosa ciambella fritta, quindi la farina omaggiata ed è quella che sarà appunto nelle nostre guastelle di questa sera, del Molino Lomanto, poi lievito, olio, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero ed acqua per l'impasto appunto delle guastegge. Con noi oggi anche due ispettori direttamente dal Comitato Umbli, e ho qui infatti il carissimo signor Rino Furlan, direttamente dal Veneto, dove appunto sarà sul campo con noi per la verifica alla certificazione del marchio Sagra di qualità. Dopodiché ci sposteremo in Piazza Umberto per l'apertura dei mercatini di Natale e entrare nel vivo della sagra con l'inaugurazione e la degustazione. Ecco, intanto abbiamo chi, se non la moderatrice del convegno, Cinzia Franciamore. Buonasera a Cinzia, tutti. Il il tuo ruolo. mio ruolo oggi ha lo scopo di fare una bella chiacchierata con amici che faranno ben comprendere la storia della nostra guastella, del nostro dolce tipico. Nello specifico avremo il nostro professore Enzo Giardina. Ci sarà anche Maria Tania Cocuzza che racconterà un conto. E poi avremo anche Francesco Lomando del Molino Madonna dell'Aiuto. E naturalmente ci saranno i saluti istituzionali del comune di Mussomeli. Siamo particolarmente contenti con questo convegno di dare il via alla settima edizione della Sagra della Guastella, che consideriamo una nostra creatura, per la quale abbiamo veramente motivo di vanto e orgoglio. Quest'anno ancora di più, perché proveremo a raggiungere la certificazione di qualità. Intanto ci rimbocchiamo le maniche e poi incrociamo le dita. Grazie. Ecco, dopo Cinzia Franciamore abbiamo chi se non l'assessore all'agricoltura? Dico bene Sì. o mi sbaglio? Oh, dice bene, dice bene. Buonasera a tutti. Quindi siamo qui all'inizio della settima edizione della Sagra della Guastella e io voglio fare i complimenti alla Proloco per come hanno organizzato questo evento e come lo organizzano da 7 anni.
E questo alla fine non è un evento fine a se stesso, ma è un evento che è cresciuto negli anni e infatti ora quest'anno si punta appunto ad avere la certificazione di qualità. Quindi penso che ci siamo, questo evento sicuramente crescerà negli anni e diventerà sicuramente un momento di accezione per tutti il circondario e per Tunstomeli. Ecco. Io volevo fare porgere un saluto dal signor Rino Furlan direttamente dall'Umbli, quindi a lui la parola. Ma certamente, e diciamo che ci troviamo nel Palazzo Sgadri, qui del comune di Mussomeli. A lei la parola. Allora, per me è una grande soddisfazione. Prima parliamo di invito e quindi è un gradito invito quello della Proloco di Mussomeli e della sua presidente, la Zina Falzone, e Cinzia, che è un po' la coordinatrice di quello che è questo convegno. Io vorrei portare il saluto innanzitutto del presidente nazionale Antonino La Spina, che purtroppo è impegnato a Roma con Salva la tua lingua locale, quindi non poteva essere presente e ha delegato me per portare i saluti di lui e di 6200 proloco che, come la proloco di Mussomeli, operano nel territorio nazionale. Quindi per me è una grandissima soddisfazione essere qua con voi e di portare il loro saluto. È una soddisfazione anche in più perché io coordino 42 ispettori sagra di qualità, per la quale la Proloco di Mussomeli ha fatto richiesta di accredito e ne sono convinto che lo sarà accreditata, anche se è una Proloco giovane, nel senso di questa manifestazione legata a un prodotto tipico, e io ci tengo, lo dico con il cuore, a quelle che sono quelle realtà, anche se pur piccole nella, diciamo, a livello di nascita, seppur giovani, per quando vanno a promuovere e a riconoscere quelli che sono i prodotti tipici e le peculiarità del territorio che si collegano a quella che è la tradizione nata nei tempi. Quindi un mio complimento alla Presidente, alla Proloco, a tutti i soci, i collaboratori, per aver tenuto fede a quella che è la tradizione, di portarla avanti nei tempi, e auguro una longevità molto molto futura, perché questo è il modo di far conoscere, di trasferire a quelle che sono le nostre realtà giovani e future quello che erano le nostre tradizioni tramandate nel tempo. L'augurio appunto che Mussomeli diventi una delle sagre di qualità, dove poi Umpli Nazionale si impegnerà a promuovere questa manifestazione, questa tradizione a livello nazionale, europeo e internazionale. Ok, a questo punto noi sospendiamo momentaneamente la diretta per riprenderla all'inizio del convegno. A presto, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone. Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, quanto sono le 16:48 minuti in questo momento, ha inizio il convegno. La sagra della Guasteggia, tra passato e futuro. Palazzo Sgadri qui a Mussomeli.
Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui oggi particolarmente orgogliosi di presentare questo convegno che riguarda il nostro dolce tipico della tradizione postumerese, la pastella. Oggi la vogliamo raccontare tra passato e presente. Vogliamo un po' capire insieme a voi come siamo arrivati a questo dolce tipico appunto della tradizione postumerese, che comunque è legato alla tradizione della festa dell'Immacolata. In particolare questo dolce in realtà già qualche giorno prima della festa dell'Immacolata viene preparato dalle nostre massaie, così come anticamente, però è molto sentito soprattutto nella giornata dell'Immacolata. Questa prologo, io faccio parte della prologo, sono Cinzia Frangiamore, e circa 20 anni fa, unitamente all'amministrazione comunale, ha ideato questa sagra. Oggi siamo alle soglie dell'inaugurazione della settima edizione e abbiamo l'onore e il piacere di avere relatori che ve la racconteranno, ma soprattutto abbiamo in particolar modo a cuore questa sagra perché abbiamo fatto una richiesta di sagra di qualità all'Unghi nazionale. Infatti per questo oggi vi presenteremo via via i nostri ospiti speciali. E vorrei innanzitutto presentarvi l'insegnante Maria Antonia Cocunza, il professore Enzo Giardino, Francesco Lomando del Molino Madonna dell'Aiuto, il nostro sindaco Giuseppe Catania, l'assessore all'agricoltura Michele Spotta e l'assessore allo sport e turismo Sabino Conte. Faccio velocemente fare un saluto a loro e poi avremo modo di fare questa bella chiacchierata tutti insieme. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie Cinzia per l'introduzione, un benvenuto particolare ai nostri graditi ospiti dell'Unghi che oggi sono qui a, come dire, prendere visione di questa iniziativa e poi ovviamente spiegheremo brevemente per quale motivo. Un ringraziamento va ai nostri graditi relatori che con i loro interventi sono certo impreziosiranno questa iniziativa. Inizio col dire subito, cara Cinzia, che questa iniziativa rientra nell'ambito di quella che è la visione che l'amministrazione comunale ha di Mussolini. La città, noi abbiamo come dire, concentrato questa visione in un concetto: città dell'arte, del gusto e del vivere bene. E ovviamente ogni iniziativa che portiamo avanti va in questa direzione. Va in questa direzione l'attività di riqualificazione urbana che stiamo facendo, di rigenerazione urbana, attraverso l'abbellimento del nostro territorio, va in questa direzione gli interventi di efficientamento energetico che si stanno facendo nel tentativo di rendere la nostra città innovativa e al passo con i tempi, vanno in questa direzione gli interventi sulla sostenibilità ambientale che hanno portato a Mussumeli ad essere una delle città virtuose in termini di raccolta differenziata, avendo toccato il 75%, essendo partiti dallo 0,8%, vanno in questa direzione tutti gli interventi di potenziamento della nostra rete viaria e di interventi sulla valorizzazione del patrimonio artistico, storico, ma anche del patrimonio immateriale che il nostro territorio offre. E ovviamente all'interno del patrimonio immateriale un ruolo speciale, proprio per quello che dicevo prima, città dell'arte, del gusto, del vivere bene, hanno ovviamente il patrimonio gastronomico che il nostro territorio può offrire. E questa sagra rientra ovviamente a pieno titolo nell'ambito di questo percorso, di questa visione. Leggendo un po' e dando un'occhiata ai dati, i dati ci dicono che a livello nazionale sono tantissime le sagre che sono in giro per l'Italia, sono oltre 40.000, però è altrettanto vero che non tutte queste 40.000 sagre sono sagre che raccontano il territorio e che raccontano il proposito. Ebbene, il nostro obiettivo
convinti come siamo che solo investendo sulla certificazione, quindi sui marchi, sul marchio sul territorio e sui marchi sui nostri prodotti agroalimentari, quindi e lo abbiamo fatto attraverso ovviamente il riconoscimento disciplinare dell'agnello siciliano qualità sicura, lo stiamo facendo attraverso l'organizzazione dei produttori olivicoli, lo stiamo facendo anche oggi attraverso questo percorso che vede appunto presenti i nostri ospiti, perché l'obiettivo è raggiungere la certificazione, una certificazione di qualità anche su questa nostra sala. Convinti come siamo che solo attraverso la certificazione possiamo spingere sulla promozione del nostro territorio, possiamo spingere sulla promozione dei nostri prodotti e ovviamente possiamo investire sull'attrattività turistica del nostro territorio. Quindi non la voglio fare lunga, però ci tenevo a essere presente, infatti vi chiedo scusa se sono arrivato con qualche minuto di ritardo, ma siamo in piena attività in Commissione Bilancio per la redazione della legge di stabilità regionale 2024-2026, quindi ho perso qualche minuto in più, ma ci tenevo ad essere presente per certificare quanto l'amministrazione ci tenga affinché questo obiettivo della certificazione diventi realtà. Quindi ringrazio ancora tutti voi e ringrazio in primis l'UNPI, l'Unione Nazionale delle Provoto Italiane, e ringrazio la Provoto con il suo medico, con la quale l'amministrazione comunale ha un rapporto molto stretto. Io dico con le quali Provoto tutte le amministrazioni comunali devono avere un rapporto molto stretto. E la Regione Siciliana inquadra le Provoto regionali in un'apposita normativa, le definisce strumento operativo delle amministrazioni, proprio perché sono associazioni, lo dice lo stesso nome, dedicate alla promozione del territorio. Io ovviamente non posso che ringraziare ovviamente la Presidente, il direttivo della Provoto, tutti i soci della Provoto di Mussomeli che svolgono, devo dire, con notevole impegno, con notevole sacrificio di tempo, sottraendo il loro tempo alle famiglie, questo ruolo, e grazie a loro Mussomeli in questi anni è cresciuta anche nell'immaginario collettivo anche di chi dei visitatori che ci vengono a trovare. Quindi grazie ancora e grazie ai nostri relatori che sicuramente ci aiuteranno a capire di più. Della Sagra della Pastella. Sagra, diciamo un giovane, 7 anni, però è cresciuta. Oggi, a maggior ragione, con l'introduzione di un convegno, di un workshop che parla del prodotto, perché fare una sagra fine a se stessa, senza fare un workshop dove si parla del prodotto, non ha nessun senso. E questa è la linea che si è data l'amministrazione Catania già dal momento dell'insediamento fino ad oggi. Faccio anche un passo indietro per quanto riguarda l'antica fiera del Castello. Era un'antica fiera che ormai negli anni, che esiste da 111 anni, però negli anni poi però piano la chiamata della finita. Con l'amministrazione Catania è stata ripresa anche in chiave moderna. Dopo l'inizio di questa fiera abbiamo anche inserito diversi workshop, diversi convegni, e da lì mi collega il discorso del sindaco, abbiamo anche presentato il disciplinare di produzione per l'agnello siciliano. Quindi l'obiettivo è questo: valorizzare il nostro territorio e i nostri prodotti, cosa che faremo anche con la sagra della ricotta sicuramente, con un botto di eccellenza, e quindi anche lì in quell'occasione organizzeremo, grazie alla Provoto, un evento, un workshop. Quindi diciamo, voglio solo complimentarmi con la Provoto, come diceva anche il sindaco, per tutto quello che hanno fatto, Presidente, tutto il direttivo, e ricordo, lo parlo gratuitamente, togliendo tempo alla famiglia, al lavoro, e quindi secondo me merito solo un applauso e complimenti per quello che fanno.
sentiamo alle 18.30. Ah, non vedo l'ora tutto di ascoltare quello che ci danno i relatori dal punto di vista storico, sono molto curioso. Quindi ci vediamo poi alle 6:30 per gli stand e poi questa sera per l'apertura, l'inaugurazione della sagra. Passo la parola al collega. Buonasera a tutti, io mi aggiungo ai saluti del sindaco e ai nostri ospiti carissimi dell'Umbria, che c'era Verdi qui tra noi, anche per ci fa piacere che voi conosciate le nostre tradizioni, le nostre belle tradizioni. Stasera in questa scenografia natalizia e paesana, per virgolette, e anche assaggerete di gusto e di profumi che si respirerà stasera, sicuramente andrete entusiasti a raccontare anche quello che questa sera vivremo nella giornata di domani. Quindi grazie per la vostra presenza e un saluto lo faccio anche al presidente Umbria, all'amico Gino Laspina, che è una persona che conosco da tanto tempo, una persona che è stata in regione dell'Europa, anche la nostra, perché i rapporti sono abbastanza stretti. Quindi un saluto anche al nostro presidente. Un saluto anche a Loreto, che è un'altra persona di grande volontà, che lavora sempre per le Pro Loco, lo ha dimostrato sempre in tutti questi anni. Ormai, caro Loreto, questa è una cosa che ti appartiene e quindi la porterai per sempre nel cuore, quindi guai a te se abbandoni la Pro Loco. E poi un saluto anche ai nostri relatori, grazie per questa bella le possibilità che ci date. Io come assessore Scotto sono curioso di sentire, anche se questa è nata così già da 7 anni, e da 7 anni questa sagra è cresciuta in maniera esponenziale, quindi è un piacere quest'anno come prima volta fare questo convegno, proprio per dire cos'è la sagra della Guastetta e cos'è la Guastetta e cos'è questo dolce. Ed è un piacere dopo 7 anni, dopo da un'idea che è nata da una mia proposta, che è nata poi con la collaborazione della Pro Loco, poi l'abbiamo portata al 7° anno con un grande successo. Quindi grazie poi ai relatori e niente, poi un ringraziamento fatemelo fare sempre alla Pro Loco, perché allora io vengo, per chi non mi conosce, lo dico anche a voi, vengo da 30 anni di Pro Loco. Quindi dico, anche la prova è come se fosse una cosa mia. Quindi insieme, mi ricordo quando c'era la mamma di Dani con il papà, anche mi ricordo quando io ero piccolino e tua mamma e tuo papà, io ero piccolino ancora. E quindi anche per me la prova è un pezzo di cuore. E ringrazio anche la Presidente Zina, tutta il direttivo e i soci della Pro Loco che mi stanno vicino, quindi mi stanno vicino perché, come dicevo poco fa a uno degli amici che ci è venuto a trovare, l'assessore operaio è la Pro Loco anche operaio, quindi la collaborazione stretta e c'è una sintonia che ci porta ad avere questi grandi successi. Mi fa piacere che anche una proposta vostra il prossimo anno per la sagra della ricotta verrete di nuovo per cercare anche di promuovere e far diventare anche questa una sagra importante. Quindi grazie al vostro aiuto e noi ce la metteremo tutta insieme all'assessore Collega, che è l'assessore poi a Rami. Quindi mi raccomando, perché ok, per il resto saluto sempre Giorgio Carmelli, a Roberto Mistetta, ad Emilia Di Piazza, che sono i nostri, la nostra stampa che ci viene, che ci osserva e che, diciamo, con i loro articoli e con la loro presenza portano alto le nostre manifestazioni, in questo caso le nostre sagre. Quindi grazie per avermi ascoltato e passo la parola a Cinzia. Io, prima di cedere la parola ai nostri relatori, vorrei invitare un attimo Loreto Olivene, che è il nostro presidente provinciale Umbria,
così che possa fare le presentazioni dovute dei nostri tardi ospiti. Grazie mille. Quanto ci sono le robe, c'è lui che siamo presenti. Niente, io volevo un po' parlare, andare un pochino, intanto volevo presentare con nome e cognome il coordinatore degli ispettori nazionali dell'UNDRI, che ci onora oggi di essere qui a Mussomelli, Rino Forlande. E poi un nostro corregionale, grande amico nostro, Saverio Palato, da Messina. In giro troveremo pure il fotografo nazionale del Comune, che già stamattina è andato a fare delle foto al castello, al centro storico, e domani fino al pomeriggio sarà pure presente. E l'incontro nemmeno qui c'è, sarà fotografato magari sempre fuori lui, quindi è una grande risorsa per noi. E allora, vorrei parlare un po' dell'UNPRI. L'UNPRI è l'Unione Nazionale delle Proloco, è stabile punto di riferimento delle Proloco, di tutte le Proloco che ci sono in Italia. In Italia abbiamo 6.200 Proloco, quasi in ogni comune siamo presenti. I comuni in Italia sono circa 8.000 e noi siamo presenti in quasi tutti i comuni. Un esercito di soci, 600.000 soci, quindi pensate un po' voi in quanti siamo. Quindi l'UNPRI alla fine cosa fa? Si impegna a salvaguardare e promuovere, come in questo caso, anche le sagre rappresentative della storia e tradizione del nostro paese. In tutta Italia si svolgono, come diceva il sindaco, 40.000 sagre all'anno. Sapete quanti visitatori assistono e frequentano queste sagre? 45 milioni di persone che vengono a visitare le nostre sagre. Sapete pure quanto si produce con l'indotto in euro, a quanto ammonta la cifra che viene veicolata? 520 milioni, e sono cifre a ribasso, tutte documentate dalla CGA di Mestre, quindi tutte cifre attendibili. Le sagre sono infatti espressione di identità della cultura di un territorio, e come tale devono essere valorizzate e tutelate anche dai eventuali quadri. Oggi siamo qui per certificare se tutto va bene, perché le sagre di qualità sono regolamentate da un regolamento nazionale dell'UNDRI. Io penso che Mussomelli, conoscendo la Proloco di Mussomelli, la professionalità e l'impegno di tutto il direttivo, dei soci, dei volontari, non ci sono dubbi che la sagra di qualità della Costella non viene depositata in marchio. Quindi nell'ambito di questa iniziativa, come dicevo prima, è disciplinato un regolamento per l'attribuzione di un marchio che identifica in maniera univoca le sagre tradizionali di qualità, ovvero tutte quelle manifestazioni che vantano un passato legame con il territorio e che abbiano come obiettivo, come diceva bene il sindaco e il mio assessore, la promozione e creazione di sinergia con le attività economiche locali. Il regolamento è anche uno strumento per definire regole univoche e condivisi per l'organizzazione di eventi di promozione,
Quindi l'obiettivo finale del progetto è rendere facilmente identificabili le sagre che realmente operano per la promozione e tutela del proprio territorio. E la sagra di qualità identifica una festa popolare di carattere locale e di norma con cadenza annuale. Questa è già il settimo anno, tranne due anni di pandemia, e quindi dal regolamento sono sagre che hanno almeno 5 anni di esistenza non potevano partecipare a tale concorso, chiamavano concorso di sagra di qualità. E sono essenzialmente il tempo e la capacità di tramandare tradizione e patrimonio culturale locale. Infatti bisogna dimostrare che l'evento abbia una storicità di almeno 5 anni e una tradizione che viene attentamente valutata da lui. Complessivamente il progetto parte nel 2017 dall'avvento, anzi saluto il nostro presidente nazionale che manda un saluto a voi e che si scusa per la non presenza perché in questo momento si trova a Campidoglio per la manifestazione Salva la tua lingua locale. E di questa manifestazione la facciamo pure noi proprio in tutta Italia, in tutte le prologo, il 17 gennaio dobbiamo parlare di dialetto, dobbiamo essere dialettali per non dimenticare nelle scuole, a casa, a telefono, chattando, vediamo se ci riusciamo. È la giornata nazionale del dialetto. Oggi a Campidoglio verranno premiati Salvo la Polingola, così il progetto è identificato, che possono partecipare tutti, possono partecipare le scuole, i singoli cittadini, con una poesia, un inedito, un romanzo, una prosa. Il prossimo anno avremo sicuramente Cinzia con un suo scritto che parteciperà a questa Salva la Polingola locale. Speriamo di finire per un tempo. Di queste sagre, partendo da quel progetto del 2017 che poi vengono analizzate nell'anno successivo, nel 2019, le sagre riconosciute dal 2019 ad oggi sono 65. Solo quest'anno sono state praticamente nel mese di marzo di quest'anno sono state certificate 18 sagre di qualità in Italia. Sindaco, siamo pronti per andare al Senato il prossimo anno perché ci ospita Palazzo Madama, ospita il sindaco, ospita il presidente della Provincia e qualche collaboratore per andarsi a prendersi il marchio di sagra di qualità. Quindi prepariamoci per il viaggetto, ispettori permettendo. Poi volevo dire soltanto l'ultima cosa, in provincia di Caltanissetta non ci sono sagre di qualità. Ebbene, di sagre se ne fanno un centinaio, ma nessuna è stata ancora individuata, ha partecipato al concorso di sagra di qualità. Ci abbiamo tentato con la sagra del carciofo di Michele ad aprile, però non è stata certificata. La commissione non ha valutato positivamente il rispetto del regolamento totale. Quindi vediamo se Mussomeli, come dicevo anni fa, il fiore all'occhiello del prologo della nostra provincia, continua ad esserlo anche con la prima sala di qualità. Tanti auguri e bocca al lupo. Essere qui presente in questo convegno e workshop e poi riprendere.
ringraziamento ai miei soci, perché chi appunto oggi è qui ad ascoltare, ad aiutarci in questo convegno e workshop, mentre invece in piazza c'è chi sta pulendo, sanificando e riscaldando l'olio per la riuscita massima di questa sera. Quindi i motori appunto sono i miei soci, quindi io non devo fare altro che ringraziarli e aiutarli. Non appena mi tolgo la veste di presidente e metto la felpa che ci sta dando a cuore della Proloco. Quindi grazie. Professore Enzo Giardina, intanto grazie per la sua presenza. Il professore Giardina, oltre ad essere stato sindaco nel lontano 1978, è una persona che io stimo moltissimo ed è anche un cultore di storia locale. Sentire il tempo che io spesso passo con lui per un progetto comune mi fa riempie di ottime e bellissime informazioni, mi fa fare dei viaggi in un tempo che ormai non c'è più. Però io spero riesca a farlo anche questa sera, raccontandovi un po' della storia della Costeggia e del tempo che non c'è più, ma che noi cercheremo di farvi vivere, se non fosse altro con il nostro dolce tipico. Quindi, professore Enzo Giardina, a lei la parola. Di coloro che hanno veramente a cuore questo paese in ogni manifestazione e soprattutto in ogni iniziativa. In questo luogo io fui sindaco per 4 anni, 29 consigli comunali, riunioni di ogni tipo, ma questo in periodi dove ancora il diluvio forse doveva venire, del 1978-1982, 25 marzo 82. E lasciatemela questa commozione, perché veramente è il punto di partenza di ogni nostra iniziativa. Chi ama il paese, voi lo sapete, chi ama il paese ha come obiettivo ogni cosa che lo aiuti a progredire, che lo aiuti a manifestare tutte le potenzialità, che lo aiuti a dare il massimo del supporto a quelle attività che sono la sostanza dell'avvenire. E quindi tutte le cose hanno un valore. Per me è un grande valore la Proloco, un grandissimo valore, seppur ai nostri tempi, dico, sembrava ai tempi del diluvio. Per dirvene una, ho dovuto forzare le cose per andare a togliere i documenti che c'erano dell'Ottocento in poi, sopra, in soffitta, dove i canali erano sparsi, non continui, ma sparsi, perciò figuratevi. E poi ho tirato la soluzione al professore Testa di Campofranco, la prima volta che hanno visto che si meravigliava queste cose. Comunque, lasciatemi questa commozione e vado all'argomento. Poco fa parlando, ho detto io di materialmente la Costeggia,
non la conosco, non so come si fa. Mia moglie ha un intruglio tutto particolare, e telefonate, e solleciti di realizzazioni comuni, eccetera. E però, ecco, arriva a parlare con di ottima qualità e di ottimo gusto. Io vi voglio parlare invece di un'altra cosa, del gusto mentale, perché sappiamo che la focaccia è stato un avvenimento che si perde nella notte dei tempi, ma che è stato realizzato soprattutto in tempi nei quali la scarsità del prodotto, le carestie, eccetera, non consentivano neanche di elaborare le forme che venivano date dal frumento, che era praticamente, quindi, un'attività mentale, e si gusta se mentalmente uno è soddisfatto della propria esistenza, soddisfatto del proprio essere. E mi sono chiesto qual è stato il canale nel quale è scorsa questa forma di attività umana, che la gratifica e consente anche di identificare le feste, le ricorrenze, consente insomma un momento di liberazione da quello che è il dettato nostro, mi scusi, noi abbiamo l'abitudine di dire, a proposito della ricercatezza del pasto, della ricercatezza proprio alimentare, enti la panza e enti la spine, purché la pancia sia riempita anche le spine vanno bene, ma quando c'è qualche cosa da gustare, evidentemente, ecco, c'è l'umanità, l'umanità nel senso forte della parola, gli uomini che vivono, che si soddisfano, creano un diverso modo di concepire la propria esistenza. Quindi il problema qual è? Quello del grano, del possesso della terra, il problema del ecco, che poi è stato fatto materia di divulgazione, di crescita nei vari secoli, di enunciazione di partiti, eccetera, eccetera. Il grano, qual è stata la storia del grano nel nostro paese? Che parte tutto da lì? Perché col grano si pagava ogni cosa, si pagava il barbiere, si pagava il fabbro, si pagava quel negoziante di tessuto, cioè c'era questa possibilità di dare, di fare, ecco, orientare la vita verso un prodotto che significava vivere e vivere in maniera soddisfacente. Il grano. È inutile che vi dico, perché sarebbe troppo elementare, che l'uomo nacque cacciatore e soprattutto raccoglitore. I primi gesti dell'uomo furono quelli, poi iniziarono ad essere coltivatore e allevatore. Ecco, cioè questo grande salto nella storia dell'uomo, che noi abbiamo per scontato certe volte nelle parabole delle storie scolastiche, ecco, abbiamo questa grande forma di conoscenza, di attività, la nuova attività, l'agricoltura e la pastorizia. Agricoltura e pastorizia che poi nel mondo primitivo furono svolte in maniera molto improvvisata, molto diciamo, e quando c'è stato invece il famoso patto sociale di cui parla Rousseau,
e si sono messi d'accordo per dire Turre coltiva la nostra terra, coltiva nel senso dirige la nostra terra e affidiamo tutto il territorio. Ecco, il re, che poi fu l'immagine di colui che aveva, di colui che possedeva, di colui che poteva fare tutto, era un affidatario del territorio. E il territorio praticamente doveva essere quello che doveva soddisfare i padroni unici, prima ancora che lo dicesse Marx e compagnia bella, erano la popolazione del popolo, il territorio era del popolo, ne erano custodi. L'affidamento feudale, e prima ancora con Roma, Roma che era l'orientamento di tutto, diventava la padrona assoluta di tutto. Tanto è vero che la nostra Sicilia era una colonia, mi pare, vero? Una colonia nella quale avevano garantito il prodotto granario, quindi il grano e terra. Grano e terra che con il cristianesimo doveva avere un'altra, diciamo, un altro orientamento, quantomeno obbedire alla parola, al diktat, di una distribuzione equanime di tutto. E quello ci è stato, perché i signori medievali non erano neanche loro padroni della terra, non erano padroni della terra, non erano i custodi, per esempio, con la parola di beneficio. Vassalli, vassoni, vassini, è inutile che vi dico tutte queste cose per arrivare a una certa conclusione. E per tutto il Medioevo, sebbene poi dal punto di vista pratico sappiamo quello che è successo, non solo erano padroni, ma erano padroni esclusivi, egoisti, e molto spesso cattivi. Ricordo per tutti il povero diavolo che fu trovato nella terra del padrone, aveva raccolto una lepre e il padrone dice no, è tua, sacrosanta, è tua, però te la devi mangiare tutta con tutte le ossa e la pelle. Perciò immaginiamoci qual era la interpretazione di un concetto bellissimo del cristianesimo che portava a dare agli altri la responsabilità della distribuzione e poi l'ultimo ad essere doveva essere il cittadino. Cittadino per modo di dire, per bene, neanche a pensare le forme di cittadinanza. E così è andato avanti. Abbiamo avuto anche il Rinascimento, qualche forma nuova, ma solo patti agrari. Abbiamo avuto il fino alla Rivoluzione francese. Ecco, io salto un po' perché altrimenti cominciamo a farla per le lunghe. Fino alla Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese, voi sapete che la Rivoluzione francese è arrivata a Napoli, da noi non è arrivata, perché i Borboni vennero in Sicilia e ci trattarono veramente da pezzetti. C'era la diatriba fra le due città, Napoli e Palermo, ricordate voi che poi succederà nel 1820 tutto quello che succederà con Francesco, con Ferdinando II, E allora e questa benedetta Rivoluzione francese diede via anche a questa forma di godimento la proprietà, il terreno e quindi il dolce, il pasto, quello che dal terreno si attingeva. Cosa è successo? Che gli inglesi avevano dato una impostazione diversa al modo di condurre la campagna. Avevano stabilito la proprietà, il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà lo chiama Hume, mi pare. C'è qualche filosofo qua. Hume
diritto di proprietà. Scartato il diritto di proprietà del popolo, diventava proprietà dei signori. E nella Costituzione del 1812 che succede? Succede che in mezzo a tutte le altre belle cose incomincia ad essere attirato a titolo di proprietà il terreno, il territorio. Quindi Ibra Via, in Lanza di Scalea e tutta la dinastia fino a questo momento erano stati i servitori del popolo, perché custodivano quella terra, l'affidavano, anche se in forme diverse l'affidavano in gestione, facevano i battagrari, voglio dire, tutto sommato, quello erano i battagrari. E che cosa succede? Che si arriva al titolo di proprietà, ma nessuno mai aveva capito cosa significava quel titolo di proprietà. In Sicilia invece fu compreso questo nuovo atteggiamento, e per mettere una toppa al titolo di proprietà decisero di graziare il popolo con i famosi usi civici. Chi di voi non ha sentito dire gli usi civici? I famosi usi civici. Quindi gli usi civici vennero da un prodotto bellissimo che ha illustrato l'umanità, che ha dato tutto, si può dire, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista anche della gratificazione materiale, e fu la rivoluzione francese, i primi principi di libertà furono lì. Da quel momento è iniziato il titolo di proprietà, e al popolo spettavano gli usi civici. Andiamo a Mussolini, il nostro territorio. Usi civici. E usi civici come? Una casistica ce lo dice: i terreni dove si andava a cogliere l'erba spontanea, dove si andava a raccogliere le lumache, i terreni dove compresi i seminativi. Questa parola seminativi cominciò ad essere sviluppata dalla giurisprudenza del tempo, immaginate. E il popolo, attraverso i suoi rappresentanti, cercò di avere il proprio diritto sulla terra. Diritto che significava una porzione notevolissima. Noi abbiamo un feudo di 364 salme, mi pare, di terra. E spettavano i usi civici, ai cittadini spettavano, ecco, spettavano 138 salme di terreno. Vi immaginate chi non aveva mai posseduto neanche un ughiro, avrebbero detto i romani, i contadini, sempre per quel principio da cui sono partito, del godimento intellettivo del bene, il godimento intellettivo anche della focaccia. E allora si arrivò a una specie di impostazione giuridica, a una richiesta. Sindaco Don Vincenzo Sorce Malaspina, per intenderci, quello della cappelletta di là, per la quale c'è stato Madonna del Riparo, si è fatto un cimitero particolare. Era il gestore del feudo, era il tutto del feudo, e quindi cominciò questo con la sua economia, era onesto, per carità, ma doveva fare la parte di entrambie per forza, la parte di entrambie, perché lì era la sua fortuna. Quindi c'è stato primo Rimino, poi un altro Rimino, 1947, sappiamo, altrimenti non finiamo più. 1847, una sentenza del Tribunale Amministrativo di Napoli, del Regno di Napoli, consolida
che il diritto degli usi civici non era assolutamente neanche pensabile, perché nel territorio di Lussomeli non esistevano seminativi affidati o seminativi. Ma tutti i seminativi, tutti seminavano. È finita questa vicenda. Ma la popolazione di Lussomeli non si è assolutamente fermata. Andiamo ai fasci di combattimento siciliani 1894. Don Gattardo Lima, che era, come dice il Sorge, immaghito delle idee, vero padre? Immaghito delle idee socialiste, era un esaltato, perché per lui tutto in quello che non era tragedia e quello che non è, diventa degli invasati, degli esaltati. Allora, ha chiesto sempre l'utilizzo degli usi civici, giurisprudenzialmente chiesto l'utilizzo degli usi civici. Che cosa è successo? Che il grande regitore di popoli, così lo chiama il Sorge, il grande regitore di popoli, spegne il fuoco di queste rivoluzioni locali, e sappiamo che i fasci siciliani finirono veramente. Povero Don Gattardo, che era medico tra l'altro, se ne andò anche in esilio. Francesco Crispi era solo tutto. Ed è finita lì. Neanche questa volta il popolo di Mussolini ha avuto la pazienza, non ha aspettato. Gli inizi del secolo nostro, nel nostro paese, sono di una. Di una bellezza dal punto di vista della vivacità politica. Lì esistevano i leoniani, padre Scozzari, padre Valenza e il canonico Mimelli, quei tre, i tre grandi, i leoniani, e che avevano fondato la Democrazia Cristiana. Padre Deodato. Siamo nel 1900, nei primi anni del 1900. Allora, cominciarono in quel periodo, per dirvi che c'era veramente un'attività sia politica sia culturale notevolissima, è il periodo del famoso Tintone. Ritengo che tutti lo sappiate, che sia il Tintone. È stata l'espressione proprio del padre Scozza. A me piaceva leggere queste cose perché io volevo vedere l'inizio della mia piccola insignificante carriera politica. Quindi andavo sempre a spruzzare queste cose. Ecco, ritorna di nuovo il problema. Stavolta ritorna in maniera seria. E l'amministrazione, formata da borghesi, che era un'amministrazione che dal Regno d'Italia era stata formata sempre dalla borghesia. Questi invece erano le istanze popolari che andavano avanti. E però c'era un bivio, perché la popolazione costruita era orientata verso due obiettivi. Uno era quello del padre Giacalone, che cominciava a avere la sua presenza significativa anche nella Cassa Rurale, e uno era invece questo di preti leoniani, i quali optarono per gli usi civici. Dici, che differenza c'era? Semplicissima: gli usi civici erano un diritto dei lavoratori perché ritenevano proprie le terre. Invece padre Giacalone pensava che attraverso i prestiti, attraverso l'acquisto collettivo dei feudi, eccetera, eccetera, si potesse riscattare questa forma di proprietà che era il condimento della famosa quastella, questa forma di proprietà, perché il terreno non era mai proprietà di tutti i contadini. Per farlo a breve, padre Valenza
del consiglio comunale gli attiva l'incarico, ma un incarico così strumentale, perché sapevano che sarebbe finita. Tra l'altro c'era stata anche l'antagonismo qua nel seggio di tra il Trabia, e il Trabia aveva perso perché c'era stata la campagna elettorale delle, dei leoniani, dei predi leoniani di Mussomeli, che gli fecero saltare in una legislatura. Ma Don Pietro non la sapeva anche lunga, perché addirittura fu in quel periodo che per togliere ai mussomolesi sta forma maniacale di perseverare nella lotta, e addirittura riuscì anche a fare ricostruire il castello, che era una pietra sull'altra e completamente senza la forma di oggi. C'erano soltanto qualche frontale e qualche altra cosa. Padre Valenza lascia tutti, va a Palermo, si mette alla biblioteca per un anno e passa, e riesce a consolidare, secondo tutti i giuristi del tempo, a consolidare l'attribuzione dell'affidamento semenzario chiamato, cioè seminavano al terreno che sostanzialmente era loro, era stato soltanto affidato al principe e al potere. È venuto Mussomeli, dopo 3 anni di biblioteca, di venuta Mussomeli, e ha cominciato a esporre la situazione. L'entusiasmo fu tale che fu preso sulle spalle e portato per la via del Signore, dice, cioè come facciamo con i santi, e si arrivò ad affidare a 3-4 degli avvocati più in voga dal tempo la questione. Siamo al periodo Clou. Il nominato locale aderisce al fascismo. Il principe Don Pietro Lanza diventa a un certo punto anche ministro degli esteri. Porta il problema in governo fascista e definitivamente viene affossato il problema degli usi civici. Fermo l'ultima fase. Le terre rimasero saldamente in mano ai feudatari, agli agrari siciliani. La guerra. Dalla guerra sappiamo poi che c'è stata la spinta comunista, la partecipazione del comunista al potere, eccetera. Gullo segni la rivendicazione di queste cose, se la fecero come programma di governo, come progetto di governo in tutta Italia, la divisione della terra, eccetera, eccetera. Ma siccome la democrazia cristiana, per esempio, non era da meno, mi pare che non so quella frase, cerchiamo di togliere l'erba dalla faccia del vicino, e cominciarono a appropriarsi del problema terra. È vero che Segni mise da canto Gullo e cominciò la riforma agraria in Italia. Ma siccome noi abbiamo, signor Sindaco e onorevole, noi abbiamo competenza sul territorio, abbiamo i piani regolatori che la fanno alla regione, abbiamo... quindi la terra fece una legge regionale e istituì l'ERAS, l'ente di riforma agricola siciliana, e portò la capienza massima di un feudo a 100 salme. Le alce furono distribuite ai contadini.
Io ho finito il racconto per dire che negli anni 50, ecco, io ero piccolino, non mi accorgevo di queste cose. Appena incominciavi a vedere un contadino che aveva la salma di terra a Polizzello, lo vedevi più gioioso. E ricordo quelle famose feste fatte con la benedetta focaccia, che Dio la benedica e che vada sempre avanti, di quella focaccia. E vedevo che sorrideva i contadini in viso per quello che avevano fatto e per cui erano arrivati. La distribuzione della terra si fece, anche se poi si capì, dopo andare per tempo, c'era stata una distribuzione così magra che dovettero lasciarla per andare in tanti posti dell'Europa, dell'America, eccetera, e si ritorna di nuovo all'accorpamento delle terre. E allora la questione io l'ho voluto porre come questione mentale, il godimento della focaccia inteso come riscatto del territorio nel pieno possesso della terra. Grazie. Intanto passo allora la parola a Francesco Lomanto, che è rappresentante del mulino Lomanto. I signori Lomanto, fin dalla prima edizione della Sagra della Guasteglia, sono stati i nostri fornitori della materia prima. Sono precettati, ogni anno appena esce il manifesto sono già che devono dar fuori la farina e sono sempre disponibili. Oggi li abbiamo voluti invitare non solo perché loro sono i nostri sponsor ufficiali, ma li abbiamo voluti invitare anche perché ci piace l'idea di raccontare la storia del loro mulino, che è un mulino storico. E poi, questa è una cosa a cui tengo particolarmente, mi piace molto l'idea di valorizzare questi ragazzi che oggi in Sicilia continuano a svolgere l'attività di famiglia senza fuggire dalla nostra Sicilia. Sono ragazzi che... Quindi passiamo subito la parola a Francesco, così che possa spiegarci un po' meglio cosa fanno e la loro attività. Grazie. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Io, come diceva Cinzia, sono il proprietario del mulino di Sumai, che ha una storia ormai dal 1958, è stato aperto da mio nonno praticamente, e ha continuato l'attività fino agli anni 80, quando poi, crescendo, mio papà, sposandosi, ha preso in mano questa attività, e adesso da una quindicina d'anni siamo entrati anche a far parte di questa attività, io e mio fratello. Siamo rimasti sempre una gestione familiare, un piccolo mulino, diciamo artigianale. Lavoriamo esclusivamente i grani della nostra terra, comunque dell'Interland, qui in Mussomolese, che ci fornisce un'altra ditta, una ditta di commercio grano, anch'essi formata da due giovani mussomolesi, e cerchiamo comunque di offrire il prodotto migliore che si può nelle condizioni in cui siamo. E produciamo una semola bimacinata che volgarmente tutti chiamiamo farina, che diciamo è l'elemento base per la guastella e soprattutto per la panificazione, quello che è l'utilizzo principale della farina è questo qua. E abbiamo un piccolo impianto molitorio, che vi spiego brevemente come funziona un impianto molitorio. Partendo dal chicco di grano, l'impianto molitorio si può pensare diviso in due fasi. Intanto diciamo che il processo di molitura che cos'è? È quel processo che ha come finalità quello di dividere i prodotti e i sottoprodotti che vengono direttamente dal chicco di grano. Per fare questo abbiamo noi un impianto che si può pensare diviso in due fasi, diciamo, no?
e una è la macinazione vera e propria, l'altro invece è la selezione. Per la macinazione si utilizzano dei macchinari che vengono chiamati laminatori. Questi macchinari praticamente hanno dei rulli rotanti e contrapposti a cui all'interno passa il grano e viene, come dire, sminuzzato. A seguito di questo processo di macinazione, questi prodotti vengono convogliati da un macchinario che fa la selezione vera e propria, fa la selezione di stacciatura, un'operazione di stacciatura. Questo macchinario viene chiamato Blanzister, hanno un nome un po' particolare perché è stato inventato in Austria alla fine dell'Ottocento, con l'avvento poi dell'elettricità si è modificato il processo monitorio. Questa macchina e questa operazione di selezione viene eseguita sempre a seguire un'operazione di macinazione. Dopo essere avvenuta questa macinazione, il prodotto viene convogliato in questo macchinario che possiamo immaginare come un grosso armadio rotante che ha all'interno una pila di stacci, dal più grosso fino al più sottile, in modo da separare i cruscami dal prodotto finito. Nel mio molino in particolare, che è piccolino per essere un molino, abbiamo 8 passaggi, quindi il risultato finale avviene dopo 8 volte che il grano ha fatto tutto il percorso di macinazione e di selezione. E oggi siamo ben lieti di offrire all'amministrazione la Prologo per farvi gustare queste pastelle. La farina è un gergo più tecnico, si chiama semola rimacinata, quindi significa che la semola fa altri passaggi di immaginazione, come abbiamo detto, per diventare farina. A monte della farina noi utilizziamo questa semola e la portiamo a un pastificio qua vicino, un esempio gestito da altri due ragazzi, che ci fa la trasformazione. Da qualche annetto abbiamo cominciato anche la produzione della pasta. Facciamo una piccola replica. Per l'intraprendenza. E adesso passiamo la parola alla nostra nonché mia grandissima amica Tania Popuzza, che vi vorrà puntare su un punto definitivo la costeggia del mussomele. Quindi vado subito a Tania così possa allietare un po', che possa allietare un po' la serata. Sapete tutto sugli usi civici e su come si fa il frumento. Buonasera, ora che sapete tutto sugli usi civici e su come si fa il frumento, passiamo a fare le pastelle. Perché la protagonista di questa sera è la pastella. Indispensabili i loro discorsi per portare a ciò che è la pasteggia, che è un prodotto dolciario che proviene da una tradizione culturale molto povera, ahimè, semplice, e i materiali di una volta erano quelli, però le nostre donne si industriarono e trasformarono quella che era una cosa semplice. Poi Gettina ve lo spiegherà meglio. Perché la guasteggia da noi era anche il pane rotondo prendeva il nome di guasteggia, e guasteggia poi è diventato invece il dolce, che è questa pasta un po' più raffinata e lavorata, ma in realtà la base è la stessa. Poi vi daremo anche gli ingredienti. Visto che è un dolce semplicissimo, ho voluto scrivere così un piccolo punto. Speriamo che vi piaccia. Tanti anni fa, all'epoca delle Macatanane, a Mussomelli c'erano bucarossi che si pulivano, e quando si tagliavano l'ugoli ci battiva più forte dell'umano in tempesta. Ognuno, Pasqualino Genco, lo picciuto,
ci convidasse a sua provvidenza che s'avesse voluto maritare a Benedetta Sorci. Provvidenza, l'un domani mattina al forno, si mise a mascare il pane al lato a Benedetta e c'è un maggiore, Nangio, ci cantava la messa a Benedetta. Benedetta, quando lo sentì, stava scoppando in terra per la contentezza. Pasquale, che era caroso brillante, e tutti la vedono che era intelligente. Alla scuola, gli era l'umilio. E se c'era di travagliare, si sdrazzava e attaccava. Pur Benedetta brillava, travagliava col telaro, mentre cantava, contava e arrediva. E si vediva qualche vicina scarsuliggia, menuto, lesto, lesto, pigliava una pasteggia di pane, la mugliava e ci la regalava a Muccioni. Facci sciacquata riazza e coronando gli era. Visto che l'amore era corrisposto, Pasquale convinceva il genitore a dire a parlare a Carmelina e Ceccio e la mano di Benedetta. Lo zetto Reggio, o padre di Pasquale, la sera, Luciscolo Pasquale, ce lo disse a Ceccio, padre di Benedetta, e Ceccio era un poco toccata da cento perché suo figlio l'avesse voluto maritare minimo minimo a una baronessa. Pariamo a Benedetta ci disse: mi vedra farci di queste via. Genuina, fatta con ingredienti della terra di Guano, che quando te la mangi dal recreo, e riesci con la bottina nei primi amenti, è graziosa, una porcellana, va. Come finire di parlare la zia Carmelina, ci ha batte le mani e ci disse: prosa da zia Carmelina, da dici la mammogliere sta ricetta. Capigia che cucinare è negata e si capisce che si musicchi come le sarde salate. Tutte si misero a te. Cina si è mese muta e attaccava a mangiare contente le cose gustose che aveva cucinato Carmelina. E dopo la tagliarina con il soffo, lo farsumato, le cartone impanate, la croce di asparagi, la giusta conclusione fu una bella insalatella, uello, acqua più lievito, una pizzicatella di sale e un cucchiaio di zucchero. Nascono le cose buone, proprio come la pasteggia, appunto, e qui un matrimonio con i figli. Intanto la nostra Cettina ha iniziato il lavoro, ha fatto il panetto nella pasteggia, che appunto ha mescolato della farina di grano duro con acqua, olio, lievito, sale e un pochino di zucchero. Vuoi parlare tu Cettina? Vuoi raccontare qualcosa? La nostra Cettina mi dice qualcosa. Buonasera, no, volevo semplicemente dire che adesso si fa con il lievito di birra, ma prima si faceva con il lievito madre, che non è altro che acqua e farina lasciate un attimino a inacidire in un barattolo di vetro. C'era la panificazione delle massaie e nelle nostre campagne, e si faceva l'acqua stretta appunto perché era rotonda, e da lì si è iniziato a tirar via un pochino di pasta la domenica e si è inventata la pastella friggendola e condendola con lo zucchero. Poi è venuto l'avvento del miele ed è semplice, niente di più e niente di meno che semplice farina, acqua. Adesso mettiamo un po' di olio per renderlo un pochino più morbido, ma prima non mettiamo neanche quello, ma adesso si ci mette. No, oggi io ricordo 57 anni e ricordo che ai miei tempi si faceva ancora con l'olio per renderlo proprio più morbido. E niente, semplicemente questo, pane semplice e fritto, il dolce dei poveri, che continua ad essere un gran bel dolce, ve lo posso assicurare. Ci suggeriamo ovviamente
vi rimandiamo poi a chiacciarvi direttamente in Zagra, dove sicuramente potete gustare le nostre guastelle. Intanto volevo chiedere al nostro ospite Rino Furlano se volesse fare qualche considerazione in merito a questo convegno e anche porgere i suoi saluti. Prego. Buonasera a tutti, alle autorità, al sindaco, alla giunta, all'amministrazione comunale, alla Conoco. È con una certa emozione e vi sento quasi come fossi in famiglia, noi ci conosciamo, ma è come fossi in famiglia solo per i saluti che ci siamo fatti prima. Vi porto il saluto del presidente nazionale Antonino Restina, che doveva essere qua con voi e che ha delegato me a portarvi i saluti, perché, come diceva anche Loreto bene prima, noi siamo impegnati a Roma e dovevo esserci anch'io, invece sono qua con voi per la consegna dei riconoscimenti degli attestati per quanto riguarda Salva l'autonomia locale. E qua ringrazio e mi complimento per la lettura in dialetto che ci sta, che poi Cinzia vorrei che fosse a Roma per l'edizione del 2024, perché è quello che noi vogliamo nel salvare la tua lingua locale, quindi nei vari dialetti. Vi porto il saluto anche di 6.200 proloco che ci sono in Italia, poi fanno bene prima citavo quanti soci siamo e quindi quanti volontari, e parlo di volontari che lavorano gratuitamente con la passione nel cuore, con la dedizione, togliendo spazio a se stessi e alla famiglia, per dedicarlo a manifestazioni che poi portano alla socialità, perché noi riusciamo a fare socialità. Lo dicevo prima parlando con il sindaco, e mi ha commosso, mi ha entusiasmato quello che qui a Mussomeli si è creato come rapporto di collaborazione, di lavoro, di squadra, amministrazione comunale e Proloco in questo caso, coinvolgendo poi tutte le altre associazioni, perché il volontariato oggi in Italia è una forza importante, una forza impressionante che permette di ritornare alla socialità, e lo dimostra il post pandemia, di come la gente si muove, di come il turismo si muove, anche se noi nel volontariato abbiamo perso dei volontari causa pandemia, perché si sono allontanati ed è difficile riportarli a quella disponibilità di lavorare insieme, di stare insieme, di socializzare. Però per fortuna ci sono i turisti che vengono, che riconoscono quello che facciamo. Io sono coordinatore oltretutto di 42 ispettori sagra di qualità, e mi complimento con Zina Pazzone, che è la presidente, ma con tutti i volontari, perché dico un bravo presidente di una Proloco è un bravo presidente nel momento in cui ha una squadra invisibile di volontari, in questo caso la squadra si allarga anche agli amministratori locali, che si dedicano proprio per quello che è la conservazione, la produzione di quelli che sono i prodotti tipici. Io che coordino appunto l'ispettore sagra di qualità, mi spingo a dire che vanno premiate quelle realtà più piccole, quelle che vanno a recuperare, quelle che sono le tradizioni locali, quelli che sono i prodotti che sarebbero scomparsi se non ci fossero realtà come le Proloco, che hanno nel cuore la conservazione, ma non solo dei prodotti tipici, la produzione del territorio. Prima abbiamo citato un fotografo che è qua, un plurinazionale con il riconoscimento sagra di qualità, vuole anche con il contributo di un fotografo, che non fotografa solo quello che è la tipicità, il prodotto tipico, ma va a fotografare il territorio, perché noi con il riconoscimento di sagra di qualità che andremo a consegnare come riconoscimento nel palazzo più bello che abbiamo in Italia, che si chiama Palazzo Madama, ed è una scelta che ho voluto io spingendo l'UPI nazionale a volerlo fare, per creare quella emozione che poi sarà trasmessa a tutti voi, a tutti quelli che lavorano per questa conservazione. UPI nazionale si impegna nel momento in cui viene riconosciuto e viene consegnato il marchio sagra di qualità a fare promozione a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale, a patto che la Proloco ci comunichi le date, perché potrebbero cambiare
nell'arco dell'anno e quindi ci comunichi entro il 31 di dicembre le date, per cui noi faremo comunicazione a livello mondiale. Io ho la conoscenza perché sono stato a contattare e a trovare delle prove che sono già state accreditate e mi hanno detto che l'afflusso di turisti si è moltiplicato tanto che alle volte nelle piazze non riescono a contenere i turisti proprio per la conoscenza che hanno avuto, perché tutti noi siamo curiosi non di quello che viene commercializzato a livello impressionante che poi conosciamo tutti perché ce l'abbiamo tutti i giorni, ma di quelle cose che non si conoscono, di quelle cose che abbiamo il desiderio e la voglia di conoscere. Quindi io riporto i saluti appunto di tutto l'Unione Nazionale, di tutte le prove, di tutti i volontari d'Italia, compresi voi, compresi tutti voi, e con il cuore a nome anche del Presidente nazionale, della Giunta, di tutti i consiglieri nazionali di cui io faccio parte, un grazie, grazie, grazie di cuore per quello che fate, continuate così. Scusate, mi dimentico una cosa, prima c'è stata citata una vostra sagra, un'altra sagra che è la sagra della ricotta. Allora, nel disciplinare dell'Unpi nazionale, quello che riguarda sagra di qualità, la Prorogo ha la possibilità di accreditare non solo una sagra, una manifestazione, ma ha la possibilità di accreditare più sagre. Quindi ritorno a dire grazie, grazie, grazie per quello che fate, grazie a tutti. Oppure l'altro ispettore a porgere un saluto. Bene, intanto buonasera a tutti, è stato già detto tantissimo, no? E io faccio sempre una semplice battuta, poi alla fine si è parlato di storia, si è parlato di prosa, si è parlato dell'importanza del dubbio. Però in un film si diceva che l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo. Ora la Prologo non è una semplice associazione. La Prologo è qualcosa che lega il territorio e che lega tutti i territori che vogliono realmente farsi conoscere. Noi abbiamo avuto la testimonianza dell'assessore che da 30 anni è nato della Prologo. Io sono stato assessore, consigliere comunale, tutt'oggi faccio un po' di politica per sport, diciamo. Abbiamo avuto la storicità che ben ci è stata decantata, abbiamo avuto la prosa. Abbiamo avuto l'importanza del territorio che si è rispecchiato in questa serata. Bene, le Prologo devono essere spinte sempre di più perché sono il vero motore del territorio. Chi va contro le Prologo, chi va contro praticamente la storia che racchiudono le Prologo, vuol dire che non ha ancora il territorio. Quindi ben venga la collaborazione delle amministrazioni comunali. Io per primo sono quello che spingo, per questo lo spingiamo noi tutti, per avere una buona collaborazione, una buona sinergia comune Prologo. E a quei comuni che non vogliono collaborare, noi diciamo semplicemente le amministrazioni passano, ma le Prologo rimarranno sempre nel territorio e rimarranno il bene pubblico, bene. Grazie a tutti, complimenti a tutti e niente di più. Vuole aggiungere qualcosa? Beh, direi che c'è poco altro da aggiungere se non, ecco, rimarcare intanto la bellezza dell'essere insieme qua questa sera e di esserlo raccontando il nostro prodotto, raccontando il territorio e facendolo sotto vari aspetti. Ecco, la storia, le nostre tradizioni e i nostri operatori economici. Poco fa, quando lui parlava del proprio mulino e parlava della filiera, quindi da chi acquista il grano, da chi lo macina e dall'altra azienda, metteva in evidenza che in tutte e tre le aziende sono aziende non a chilometro zero ma ad anni meno 50. Quindi questo significa che i nostri ragazzi ci credono, i nostri giovani ci credono e noi come territorio abbiamo l'obbligo di crederci, perché queste attività, la promozione del territorio, la promozione dei prodotti gastronomici del nostro territorio sono
il vero valore aggiunto che il territorio può offrire all'estero. Noi possiamo essere attrattivi, possiamo dimostrare di poter creare economia attraverso queste iniziative, quindi non sono semplicemente iniziative ludiche e aggregative, che hanno una loro importanza soprattutto adesso e oggi dopo la pandemia, ma sono iniziative che hanno anche una prospettiva e un valore di carattere economico. Si diceva poco fa, ha ragione Lorenzo, parliamo di una stima di basso, 520 milioni di euro. Le stime che ho detto io parlano di circa 850 milioni di euro, tutte le sagre, ma non è solo la sagra fine a se stessa, la sagra è solo il momento di sintesi, di rappresentazione di un prodotto, ma attorno a quel prodotto si può costruire una microeconomia del territorio. Quindi grazie Prologo, grazie a tutti i nostri amici, i nostri relatori, concittadini mussolini che hanno dato il loro prezioso contributo affinché questa iniziativa è il marchio di qualità, è certamente un obiettivo a cui noi tendiamo, convinti come siamo che, e ce lo dicono anche i dati di mercato, che solo i prodotti a marchio in questi ultimi anni stanno aumentando valore e quota di mercato. Quindi anche il marchio di una sagra può aiutare un territorio ad essere ancora più attrattivo. E la promozione che verrà fatta da tutti, sono certo, tra i suoi frutti. Quindi grazie ancora e grazie a tutti voi per essere. Ovviamente adesso a te il compito di invitare tutti alla degustazione e all'attività ludica. Allora, intanto grazie per la presenza, per l'attenzione. Vi invitiamo appunto più tardino presso i nostri gazebo in Piazza della Repubblica per la degustazione della guasterga. Sono certa che già gli altri soci, i nostri operosi soci, il nostro braccio armato già è in azione per preparare la guasterga, e quindi intanto ci vediamo più tardi. Adesso volevamo solo concederci un attimino perché vogliamo omaggiare i relatori per ringraziarli per la loro gentile disponibilità e per la loro presenza. L'omaggio in questione è un piattino con la sedia che speriamo non avvengata, perché questo per esempio, giusto per rimanere sull'artigianato e sui prodotti di casa nostra, è un omaggio che ci siamo fatti realizzare dallo stucchificio Ina, un'altra delle attività di un'altra giovane, sotto i 50 non lo so, però sicuramente molto giovane, un'imprenditrice di Mussomeli. Che appunto si occupa di ceramica, un'altra delle valide testimonianze di lavoro in loco. Rino Furlan, anche a lei l'omaggio. Al nostro Saverio. E al nostro Loreto Gnibello. Un ultimo omaggio lo vogliamo fare alla nostra super cettina, perché questo non è un omaggio per la serata di oggi, perché comunque la ringraziamo in ogni caso. Io devo solo dire grazie a voi, grazie alla Prologo che 8 anni fa mi ha trascinato in questa grande avventura lavorativa e ludica e un po' di tutto e di più. Mi ci tengo a dire che è una grande famiglia, non perché adesso ci sono gli ispettori, ma perché è vero quello che sento. Non è solo questo che vedete, ma è ben altro, e noi lo facciamo con tutto il cuore, veramente lasciando la nostra famiglia, ma questo lo mettiamo in tutto. Grazie, grazie. Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, abbiamo trasmesso in diretta dal Palazzo Sgaderi di Mussomeli nella Vigilia dell'Immacolata, 7 dicembre 2023, abbiamo trasmesso il convegno sulla Sagra della Guasterga.
tra passato e presente. Carmelo Barba vi ringrazia e vi dà il suo appuntamento alle prossime dirette. Ciao a tutti. Adesso mettiamo un po' di olio per renderlo un pochino più morbido, ma prima non mettiamo neanche quello.
ma adesso non ci vede. No, no, oddio, io ricordo 57 anni, ricordo che ai miei tempi si faceva ancora con l'olio per renderlo proprio più morbido. E niente, semplicemente questo, pane semplice e fitto, il dolce dei poveri, che continua ad essere un gran bel dolce, lo posso assicurare. Palazzo Sgarberi, altrimenti il sindaco non ce lo concederà più se ci mettiamo a friggere qui. Però per questo vi rimandiamo poi a cliccarvi direttamente in Zagra, dove sicuramente potrete gustare le nostre guastelle. Intanto volevo chiedere al nostro ospite Rino Furlane se volesse fare qualche considerazione in merito a questo convegno e anche porgere i suoi saluti. Prego. Buonasera a tutti, alle autorità, al sindaco, alla giunta, all'amministrazione comunale, alla Proco. È con una certa emozione e mi sento quasi come fossi in famiglia, noi ci conosciamo, ma è come fossi in famiglia solo per i saluti che ci siamo dati prima. Il porto il saluto del presidente nazionale Antonino Messina, che doveva essere qua con voi e che ha delegato me a portarvi i saluti, perché come diceva anche Loreto prima, e noi siamo impegnati a Roma e dovevo esserci anch'io, invece sono qua con voi, per consegna dei riconoscimenti degli attestati per quanto riguarda Salva la Torino locale. E qua ringrazio e mi complimento per la lettura in dialetto che ci sta, che poi Cinzia vorrei che fosse a Roma per l'edizione del 2024, perché è quello che noi vogliamo nel salvare la tua lingua locale, quindi nei vari dialetti. Vi porto il saluto anche di 6.200 proloco che ci sono in Italia, che poi ogni bene prima citava quanti soci siamo e quindi quanti volontari, e parlo di volontari che lavorano gratuitamente con la passione nel cuore, con la dedizione, togliendo spazio a se stessi e alla famiglia per dedicarlo a manifestazioni che poi portano alla socialità, perché noi riusciamo a fare socialità. Lo dicevo prima parlando con il sindaco e mi ha commosso, mi ha entusiasmato quello che qui a Mussomeli si è creato come rapporto di collaborazione, di lavoro, di squadra, amministrazione comunale e Proloco in questo caso, coinvolgendo poi tutte le altre associazioni, perché il volontariato oggi in Italia è una forza importante, una forza impressionante che permette di ritornare alla socialità, e lo dimostra il post pandemia, di come la gente si muove, di come il turismo si muove, anche se noi nel volontariato abbiamo perso dei volontari causa pandemia, perché si sono allontanati ed è difficile riportarli a quella disponibilità di lavorare insieme, di stare insieme, di socializzare. Però per fortuna ci sono i turisti che vengono, che riconoscono quello che facciamo. Io sono coordinatore oltretutto di 42 ispettori sagra di qualità e mi complimento con Zina Pazzone, che è la presidente, ma con tutti i volontari, perché dico un bravo presidente di una Proloco è un bravo presidente nel momento in cui ha una squadra invisibile di volontari, in questo caso la squadra si allarga anche agli amministratori locali, che si dedicano proprio per quello che è la conservazione, la produzione di quelli che sono i prodotti tipici. Io che coordino tutto il settore sagra di qualità, mi spingo a dire che vanno premiate quelle realtà più piccole, quelle che vanno a recuperare, quelle che sono le tradizioni locali, quelli che sono i prodotti che sarebbero scomparsi se non ci fossero realtà come le Proloco, che hanno nel cuore la conservazione, ma non solo dei prodotti tipici, la produzione del territorio. Prima abbiamo citato un fotografo che è qua, un plurinazionale con il riconoscimento sagra di qualità, vuole anche con il contributo di un fotografo, che non fotografa solo quello che è la tipicità del prodotto tipico, ma va a fotografare il territorio, perché noi con il riconoscimento di sagra di
qualità che andremo a consegnare come riconoscimento nel palazzo più bello che abbiamo in Italia, che si chiama Palazzo Madama, ed è una scelta che ho voluto io, spingendo l'UMPI nazionale a volerlo fare, per creare quella emozione che poi sarà trasmessa a tutti voi, a tutti quelli che lavorano per questa conservazione. UMPI nazionale si impegna nel momento in cui viene riconosciuto e viene consegnato il marchio sagra di qualità a fare promozione a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale, a patto che la Prologo ci comunichi le date, perché potrebbero cambiare nell'arco dell'anno, e quindi ci comunichi entro il 31 di dicembre le date per cui noi faremo comunicazione a livello mondiale. Io ho la conoscenza, perché sono stato a contattare e a trovare delle Prologo che sono già state accreditate, e mi hanno detto che l'afflusso di turisti si è moltiplicato tanto che alle volte nelle piazze non riescono a contenere i turisti, proprio per la conoscenza che hanno avuto, perché tutti noi siamo curiosi non di quello che viene commercializzato a livello impressionante, che poi conosciamo tutti perché ce l'abbiamo tutti i giorni, ma di quelle cose che non si conoscono, di quelle cose che abbiamo il desiderio e la voglia di conoscere. Quindi io riporto i saluti appunto di tutto l'Unione Nazionale, di tutte le Prologo, di tutti i volontari d'Italia, compresi voi, compresi tutti voi, e con il cuore a nome anche del Presidente nazionale, della Giunta, di tutti i consiglieri nazionali di cui io faccio parte, un grazie, grazie, grazie di cuore per quello che fate, continuate così. Scusate, mi dimentico una cosa, prima è stata citata una vostra sagra, un'altra sagra che è la sagra della ricotta. Allora, nel disciplinare dell'UMPI nazionale, quello che riguarda sagra di qualità, la Prologo ha la possibilità di accreditare non solo una sagra, una manifestazione, ma ha la possibilità di accreditare più sagre. Quindi ritorno a dire grazie, grazie, grazie per quello che fate, grazie. Bene, intanto buonasera a tutti, è stato già detto tantissimo, no? E io faccio sempre una semplice battuta, poi alla fine si è parlato di storia, si è parlato di prosa, si è parlato dell'importanza dei punti. Però in un film si diceva che l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo. Ora la Prologo non è una semplice associazione, la Prologo è qualcosa che lega il territorio e che lega tutti i territori che vogliono realmente farsi conoscere. Noi abbiamo avuto la testimonianza dell'assessore che è da 30 anni che non ha la Prologo. Io sono stato assessore, consigliere comunale, tutt'oggi faccio un po' di politica, rispondo, diciamo. Abbiamo avuto la storicità, che ben ci è stata decantata, abbiamo avuto la prosa. Abbiamo avuto l'importanza del territorio che si è rispecchiato in questa serata. Bene, le Prologo devono essere spinte sempre di più perché sono il vero motore del territorio. Chi va contro le Prologo, chi va contro praticamente la storia che racchiudono le Prologo, vuol dire che non ha ancora il territorio. Benvenga la collaborazione delle amministrazioni comunali, io per primo sono quello che spingo, per questo che spingiamo noi tutti, per avere una buona collaborazione, una buona sinergia comune Prologo. E a quei comuni che non vogliono collaborare, diciamo semplicemente, le amministrazioni massime, ma le Prologo rimarranno sempre nel territorio e rimarranno il vero grazie a tutti, complimenti a tutti e niente di più. Grazie, signor Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? Beh, direi che c'è poco altro da aggiungere se non rimarcare intanto la bellezza dell'essere insieme qua questa sera e di esserlo raccontando il nostro prodotto, raccontando il territorio e facendolo sotto vari aspetti. Ecco, la storia, le nostre tradizioni e i nostri operatori economici. Poco fa, quando
quando lui parlava del proprio mulino e parlava della filiera, quindi da chi acquista il grano, da chi lo macina e dall'altra azienda, metteva in evidenza che in tutte e tre le aziende sono aziende non a chilometro zero ma ad anni meno 50. Quindi questo significa che i nostri ragazzi ci credono, i nostri giovani ci credono e noi come territorio abbiamo l'obbligo di crederci, perché queste attività, la promozione del territorio, la promozione dei prodotti gastronomici del nostro territorio sono il vero valore aggiunto che il territorio può offrire all'estero. Noi possiamo essere attrattivi, possiamo dimostrare di poter creare economia attraverso queste iniziative, quindi non sono semplicemente iniziative ludiche e aggregative, che hanno una loro importanza soprattutto adesso e oggi dopo la pandemia, ma sono iniziative che hanno anche una prospettiva, hanno un valore di carattere economico. Si diceva poco fa, ha ragione Loreto, parliamo di una stima al ribasso, 520 milioni di euro. Le stime che ho detto io parlano di circa 850 milioni di euro, tutte le sagre, ma non è solo la sagra fine a se stessa, la sagra è solo un momento di sintesi, di rappresentazione di un prodotto, ma attorno a quel prodotto si può costruire una microeconomia del territorio. Quindi grazie Proloco, grazie a tutti i nostri amici, i nostri relatori, concittadini mussolini che hanno dato il loro prezioso contributo affinché questa iniziativa è il marchio di qualità, è certamente un obiettivo a cui noi tendiamo, convinti come siamo che, e ce lo dicono anche i dati di mercato, che solo i prodotti a marchio in questi ultimi anni stanno aumentando valore e quota di mercato. Quindi anche il marchio di una sagra può aiutare un territorio ad essere ancora più attrattivo. E la promozione che verrà fatta da lui sono certo darà i suoi frutti. Quindi grazie ancora e grazie a tutti voi che siete. Adesso a te il compito di invitare tutti alla degustazione e alla attività. Allora, intanto grazie per la presenza, per l'attenzione. Vi invitiamo appunto più tardino presso i nostri gazebo in Piazza della Repubblica per la degustazione della guasteggia. Sono certa che già gli altri soci, i nostri operosi soci, il nostro braccio armato già è in azione per preparare la guasteggia, e quindi tanto ci vediamo più tardi. Adesso volevamo solo concederci un attimino perché vogliamo omaggiare i relatori e per ringraziarli per la loro gentile disponibilità e per la loro presenza. L'omaggio in questione è un piattino con la guasteggia e speriamo non avvengate, perché questo per esempio è giusto per rimanere sull'artigianato e sui prodotti di casa nostra, è un omaggio che ci siamo fatti realizzare dallo stucchificio Ina, un'altra delle attività di un'altra giovane, sotto i 50 non lo so, però sicuramente molto giovane, un'imprenditrice di Mussomeli che appunto si occupa di ceramica, un'altra delle valide testimonianze di lavoro in loco. Rino Furlan, anche lei l'omaggio al nostro Saverio e al nostro Loreto Nibello. Un ultimo omaggio lo vogliamo fare alla nostra super Cettina, perché questo non è un omaggio per la serata di oggi, comunque la ringraziamo in ogni caso. Io devo però solo dire grazie a voi, grazie alla Proloco che 8 anni fa mi ha trascinato in questa grande avventura lavorativa, ludica e un po' di tutto e di più. Ci tengo a dire che è una grande famiglia, non perché adesso ci sono gli ispettori, ma perché è vero quello che sento.